Renata Candibowish non ce l'ha fatta. Dopo 3 settimane di agonia nel reparto di rianimazione dell'ospedale Luigi Curto di Polla, il suo cuore si è fermato. La ragazza, 30enne di nazionalità polacca, era rimasta coinvolta lo scorso 23 gennaio in uno spaventoso incidente stradale avvenuto lungo la strada che costeggia il cimitero comunale. Per cause ancora in corso di accertamento, la Peugeot 206 su cui si trovava si è scontrata frontalmente con un autobus di linea della ditta La Manna diretto a Sala Consilina. L'auto viaggiava nel senso di marcia opposto, proveniva da Sant'Arsenio ed era diretta a Polla. L'impatto era stato violentissimo e nonostante l'apertura degli airbag della Peugeot, la donna aveva riportato delle gravi ferite. Probabilmente Renata, che era alla guida dell'auto, ha perso il controllo a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia caduta fino a quel momento sul vallo di Diano. La parte anteriore della macchina era andata completamente distrutta. Per estrarre la donna dalle lamiere si era reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina. I medici del nosocomio pollese avevano riscontrato numerosi traumi, alcuni particolarmente gravi, che avevano reso necessario il ricovero presso il reparto di rianimazione, dove fino a ieri è stata ricoverata in prognosi riservata. I numerosi traumi hanno portato purtroppo ad un progressivo peggioramento delle sue condizioni. Nella serata di ieri il suo cuore ha cessato di battere. Renata viveva da diverso tempo nel vallo di Diano, dove si era trasferita dalla Polonia insieme al marito e alla sua figlioletta.